Pocahontas cerca di salire sull'arco. Olè! Forza! Allora amici, oggi affronteremo un'escursione un po' particolare. Perché particolare? Perché stiamo per andare in una grotta segreta, nel senso che è davvero segreta perché non ci sono indicazioni per arrivare. Ciao aereo! E quindi ci addentreremo tra questi vulcani per cercare questa grotta. Abbiamo parcheggiato Bigods qua, esattamente in mezzo al nulla, in mezzo ai campi. Vi faccio vedere dietro di me. Siamo proprio in mezzo ai campi, nel cuore di Lanzarote, e oggi appunto cercheremo questa grotta che dovrebbe essere appunto dentro un vulcano e speriamo di trovarla, non lo so, chi lo sa. In ogni caso, se la troveremo, vi metterò il punto nella mappa dei tesori e naturalmente inserirò anche la traccia GPX per non perdersi lungo il percorso. Andiamo! Mamma mia fanciulli, oggi sono veramente a pezzi, non so perché, però mi sono svegliato stamattina, capò, speriamo che questa passeggiata mi rigeneri un pochettino. Pazzesco raga, abbiamo fatto 100 metri di dislivello, mi sembra di averne fatti 1000. Poi ci sono 20 gradi e ho freddissimo. Che palle. È brutto stare male, eh? Wow. Volevi farmi uno scherzo? L'ho trovata. Questa è una, poi c'è un'altra che è ancora più profonda. No. Ho detto a tutti di chiamarmi Dora l'esploratrice. D'ora in poi il mio soprannome sarà Dora. Però Nikita Dora. Dora l'esploratrice. Immagino che sappiate chi è Dora l'esploratrice. Certo. Vai dentro, la pisella e ti faccio una foto. Se non lo sapete, non lo so, avete avuto una pessima infanzia. Sto molto male. Comunque, oi oi oi. Hai fatto troppe albe. Sì. Troppe nottate. Sì. Comunque, questa è quella discreta. Ok. Che comunque è molto bella. Andiamo a vedere. Chiamasi Grotta Discreta Lanzarote. Non ha un vero e proprio nome, perché dovete sapere che non c'è nessuna traccia, non c'è nessuna mappa, ma io l'ho scoperta perché sono Dora. Ovvio. Niente, quindi siamo riusciti a trovarla. C'è un sentiero, ma
è più o meno come se non ci fosse, perché c'è un sentiero un po' così, c'è che va nel nulla. Diciamo. C'è una traccia di sentiero che però in realtà non è il sentiero che dovrebbe portare qua alle grotte, ma che dovrebbe portare in cima a questa montagna barra vulcano. Però boh. Comunque andiamo in quella, poi andiamo in quella, poi andiamo in quella e poi ti porto nella chicca finale. Va bene. Va bene? Va bene. Oggi tour delle grotte. Va bene. Ne ho una voglia di fare il tour delle grotte oggi. Sai io quante volte non ne avevo voglia di fare cose che tu volevi fare, tipo tutte le albe, tipo tutte le stellate. Andiamo nella grotta, tipo nella tutte grotta. Tutte le montagne, tipo tutti i vulcani. Andiamo nella grotta, sono molto contento di andare nella grotta. Non è vero, perché se ti dicessero che lì c'è la foto che ha fatto il tuo fotografo preferito, eri già lì di corsa. Dubito. Ecco, comunque. Se vuoi andare, là invece c'è il pisciatoio. A posto. magari prima vado nella grotta e poi nel pisciatoio. E ci sono tante piume, quindi vuol dire che qua è il nido di qualche... uccellino. Canarino. Dato che siamo le Canarie. Sembrava semplice. Ma non lo è proprio per il cacchio. Cose belle vanno conquistate, no? È molto carina lì dentro. Dora sarebbe più di me. Sì. Vabbè, andiamo nell'altra. Andiamo. Dora, l'hai trovata? Arrivo. L'hai trovata? Dentro? Sì. Wow. Ho paura. Entriamo insieme? Sì. Tu hai paura? No. Sono i tuoi amici uccellini. Guarda che prima mi hanno lanciato davvero un pezzo di mais. Guarda. Comunque non ci credo mai più. Guarda. Bella. Poi, cioè, non è che tutti i giorni, la vedi, sta roba sì? No. Sta roba sì. Bellissimo. Bella. In un anfiteatro. Fossi un corvo, comunque, andrei a farmi il nido in quel buchino là. E se fossi un merlo? Nell'altro. Non starei a Lanzarote. Andrei a... alla Palma. No, andrei sul Passo Giau. Ah. È bella? Sì. Merita? Sì. Mi stai sorridendo tanto. Vieni. Voi non vedrete niente questo pezzo, perché buio pesto. Vai, vai. Tu ce l'hai una pila. Wow. Perché prendersi la pila? Naturalmente si va nelle grotte senza pila. Che bello. È stupendo. Questo pezzo mi piace. Guarda. Guarda. Wow! Bello! Che bello! Vedi dove ti porto? Molto wow. Bello! Ma che figata è! Guarda, ti vedo anche da qua! Bello! Ma che figata! È ancora più figata perché non lo sa nessuno questo posto. Bello! Bello! Scivola. C'è un'altra. Andiamo! Si passa da lì? Qua c'è il sentiero hardcore! No, vieni di qua allora! Perché sei una... malato! Pippa! Ah.
entro in tutti i buchi. Oh. Stai camminando tra le grotte. Wow, è stra profonda. È questa quella che cerchiamo? Sì. Sì. Porca vacca. Woo! Guarda quanto è profonda. Che paura. Ora il dilemma sta nel scendere, nel cercare l'entrata. Però secondo me, guarda. Cosa dici Dora? No. Vai, andiamo. Sì, cazzo! Sì! E questa? Sì! Andiamo? Vieni! Questa sì che è bella! Questa sì che merita! Forza! Zero vento qua, super sì. Riparati! Andiamo a dormire in tenda qua! Bello. Poi guarda che bella vista su tutti i vulcani ed è tipo un fire. È proprio un bel posto per venire a dormire. Molto bello. È molto bella. Dai che sta anche uscendo la luce, dai forza! Guarda che figata! Wow! Cacchio se ci dormirai qua in tenda. Che meraviglia! Ti metti così, tac! Col materassino e puff, guardi, ti guardi le stelle, guardi il sole, wow. Guardi i corvi, bella. Sono molto contenta di aver trovato questa grotta. Ovviamente ho segnato il punto preciso con le coordinate precise sia di dove è questa grotta sia l'altra, quella che siamo andati a vedere prima. E il sentiero è un attimino un po' brullo, quindi non venite in infradito perché sennò scivolate. Però merita, è molto bello. Vi consiglio di venire prima del tramonto, parecchio prima del tramonto, perché sennò è completamente all'ombra. 5 è l'orario limite, perché sennò poi il sole... Sì, direi orari centrali della giornata, così che il sole è alto, entra nel buco la luce e fate la foto dentro la grotta. Non la mattina perché il sole è dall'altra parte. Quindi comunque sarebbe al buio, quindi l'orario top è metà pomeriggio. Adesso torniamo da Bigwoods. Sì, però voglio prendere una strada alternativa dentro il canyon. Abbiamo fatto la strada di là, facciamo la strada di là, così certo. Almeno facciamo un anello. No. Perché? Perché è brutta sta strada, sono malato. Vaffanculo. Io quando sono malata e cioè le mie cose mi fai salire sul vulcano solo, più alto de Lanzarote. De Lanzarote, e vai! Tu sei un po' di moccio, un e po' vai! Di... Vai! Quante parole! Mi fai andare a me così almeno poi mi puoi dire ecco, guarda sembra una T. Sì. Bello. Bella, 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 bella. Allora, io non lo so però se si può fare. Amen, io scendo di là, ci vediamo da Bigwoods, ciao. E infatti è chiuso. Amen. Guarda, mi tengo questa pianta qua. Sei proprio una bella pisella, va. Ciao, ci vediamo da Bigwoods. L'ultimo certo. Che arriva a lavare i piatti, ciao. Sono già lavati i piatti. Certo, chi li ha lavati? Sì, tu li lavi stasera. No, sai chi li lava stasera? Ecco. Ci sta dentro, Rolichitto, non ci sta dentro. Sta uscendo una luce stratosferica. Comunque, altro che occhi, basta fare una camminata a cercare le grotte segrete e passa tutto. Wow, che luce stratosferica. Vabbè,
Roberto?